Eccoci qua, Alessandro Cane. Ho appena reinstallato il Surler Corner Bar perché, guardate ragazzi, va molto meglio del flat su questa bici. Va perfetto. Non so se è la geometria della bici, non so cosa, ma con questa qua, con l'Armageddon, ci sta a pennello il Surly Corner Bar. Eccolo qua, appena installata. Ho tirato via le borsacce, insomma, perché non sto facendo il giro del mondo, perciò ho lasciato le tre borse essenziali. I portapacchi li lascio perché è veramente una rogna toglierli. Fissato tutto, devo ricaricare la luce posteriore, sto usando quella del casco. Eccoci qua, qua siamo sul punticello, vedete, qua è la zona locali estivi, che però sì, c'è qualcosa, dai, pedonale, tutti i ristoranti con i tavoli al di fuori, lì sotto c'è zona ristorantini e bar lungo il canale, di qua ci sono le luci fino là, dopo scomparono le luci, qua ci sono le barche, come vedete, ed è finita qua. Questa è la zona estiva, diciamo, della città, stanno facendo altri mercatini. Allora, questa bici la sto usando, ho messo delle protezioni anche per la catena, protezione per il telaio, come commuting, perfetta, commuting, perché comunque anche adesso sono appena salito due scale senza nessun problema, anzi stavo cadendo perché non ero abbastanza in velocità. Commuti benissimo, fuori strada va bene, e va bene anche per viaggi importanti, anche attacchi per borse ce n'ha a sufficienza. E adesso andiamo a farci un giretto e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Sandro Cane, e fatemi sapere se avete visto il video precedente, se preferite questa bici con il drop bar come adesso o come prima con il manubrio flat però con i corni. Io, in totale sincerità, vi dico, la preferisco così. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video, e iscrivetevi. Ciao.